Rosa bianca, ali d'amore, numero 2, di Laila. Se oggi mia moglie ed io possiamo essere d'aiuto al nostro prossimo, è certamente una conseguenza della tragedia che abbiamo subito. L'insegnamento che è pervenuto da nostra figlia di Laila dopo il suo trapasso è stato molto prezioso, perché ci ha fatto scoprire una realtà che allora noi ignoravamo completamente. È da quel primo incontro con lei che è venuto tutto il resto. Dopo 3 mesi circa dal trapasso di nostra figlia, un giorno mia moglie mi chiese se credevo che di Laila, ammesso che esistesse l'aldilà, fosse contenta di essere stata cremata. A seguito della domanda di Chiara, sentii inaspettatamente la voce di Laila che mentalmente mi disse: neanche un poco. Sia io che mia moglie ci spaventammo. Io perché per la prima volta sentivo qualcuno parlare dentro la mia mente. Mia moglie perché mi vide trasalire e impallidire improvvisamente. A quel punto le raccontai cosa mi era appena accaduto. Anche lei rimase molto stupita per quel fenomeno tanto singolare. Sconcertati dall'idea che di Laila continuava a vivere e che in qualche modo si presentava a noi spontaneamente, decidemmo di riprovare quell'esperienza. Dopo il primo momento di smarrimento, tentai di mettermi in contatto con mia figlia e con domande mentali cercai di conoscere il motivo di quella risposta negativa che ci aveva arrecato dolore e perplessità. Di Laila spiegò che il suo corpo terreno le era piaciuto molto. In effetti era stata una bambina molto bella e ne era conscia e che le era dispiaciuto molto vederlo bruciare. A quella spiegazione provammo un gran dolore per aver scelto la cremazione. Avevamo deciso così, convinti di fare la cosa giusta e con il consenso del parroco della nostra chiesa, perciò soffrimmo molto per quelle parole. A distanza di alcuni mesi, di Laila ritornò sull'argomento e si scusò per averci fatto piangere in quella circostanza. Ci raccontò che all'epoca era stata rimproverata da spiriti superiori. In seguito si era reso conto che tutti i corpi umani si disgregano nel tempo e aveva compreso che la sua reazione era stata spropositata. Quel primo contatto con nostra figlia è stato del tutto spontaneo. Mentre ero tranquillamente disteso sul divano del soggiorno, ignaro che potesse verificarsi proprio a me un evento del genere. In seguito, la comunicazione con di Laila è durata ben 5 anni, in modo continuo, dal 1986 al 1990. Mentre ora la mia bambina si manifesta solo occasionalmente per darmi dei suggerimenti e talvolta per rimproverarmi, se lo merito. Nel tempo si sono susseguiti molteplici altri contatti con vari trapassati che spontaneamente ci hanno dato conferma della vita oltre la vita.